Camminando per le strade di Catania è facile individuare i segni delle dominazioni che si sono susseguite nei secoli. Qui sono passati turchi, ebrei e cristiani, e forse è per questo che i catanesi non hanno mai sofferto il rapporto con gli immigrati. Tutto sembra coesistere in un equilibrio fatto di scambi e tolleranza. Secondo la CGIL, gli immigrati della provincia di Catania sono circa 14.000. La comunità senegalese è la più numerosa e la più culturalmente attiva, subito dopo quella marocchina, seguita dalle varie etnie dei paesi dell'Africa mediterranea. Quella eritrea è la comunità più antica. Facile integrarsi a Catania, ma la vera difficoltà è trovare lavoro. La Camera di Commercio ci dice che nel terzo trimestre del 2009 gli immigrati ad avere un'occupazione sono solo 4.937. Una volta giunti in questa città, qual è il destino degli immigrati? Ne abbiamo parlato con Domenico Palermo, direttore del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro della provincia di Catania. La presenza di lavoratori stranieri a Catania in provincia è una presenza ormai abbastanza numerosa. C'è un indicatore che possiamo prendere a riferimento ed è il numero delle richieste di nulla osta che sono state presentate allo sportello unico per l'immigrazione, di cui fa parte appunto l'ufficio provinciale del lavoro, nel corso del 2009. Abbiamo ricevuto 8.841 richieste di ingresso regolare per motivi di lavoro nella nostra provincia. I lavoratori extracomunitari presenti nel territorio è molto molto alto. Sono persone che ormai rappresentano una presenza stabile in alcuni settori dell'economia della nostra provincia. Nonostante queste statistiche, però, non è tuttavia facile trovare un'occupazione. Sia per la burocrazia italiana troppo complessa, come testimonia Hussein. Ma che cosa dovrebbe firmare? Questo? Questo non lo possiamo firmare, no? Ma ha detto quello di firmare. Cioè, questo qui è dato il luogo, è recabile e dichiarante la firma di chi compila questo, il datore di lavoro, noi non possiamo essere. Sia per la scarsità delle occasioni, come prova quella che è accaduto alla signora Ful Mossul. Dell'ospedale? No, io sono andata in un posto di là Angela a San Giovanni da Punta. Ho parlato con la signora che mi ha chiamato e più niente. Luca Riccioli, dell'Ufficio Immigrazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, ci spiega che alle liste di collocamento del 2008 sono pervenute le richieste di 1.020 extracomunitari su 93.184 iscritti totali. Gli immigrati sono stati divisi in quattro settori fondamentali. La manodopera straniera, infatti, viene maggiormente richiesta nei lavori domestici, segue poi l'artigianato, il commercio e l'industria. Ma nel mese di settembre del 2009, complici le nuove direttive del governo contro il lavoro nero, sono pervenute circa 3.040 richieste di immissione in regola. Ma non è solo una questione di burocrazia. C'è chi, come Mous Maye, ha realizzato il suo sogno con una cooperativa, la senegalese Coop. Da 9 anni in Italia il signor Maye è il presidente di un progetto ambizioso che, nonostante le numerose difficoltà, va avanti. La cooperativa è un punto di riferimento per tutta la comunità senegalese presente sul territorio. La comunità senegalese è una bella comunità. Qui è Catania ormai di più di 20 anni. Perché i primi senegalesi sono arrivati a Catania 20 anni fa, o 25 anni fa. Quindi sono una comunità di circa 3 a 4 mila persone senegalesi su tutta la Sicilia. Però sono persone lavoratori, molto disciplinate, che vogliono sempre lavorare nel settore dell'imprenditoriale. Perché il 95% dei senegalesi fanno lavoro autonomo, o fanno commercio ambulante, o fanno altri servizi, business come service. Quindi loro obiettivo è di cercare modo di integrarsi a livello socio-culturale e economico da questo paese che è l'Italia. L'Italia veramente come comune, come città, è una delle città più ospitalità dell'Italia, posso dirla così, perché io sono stato anche in altre parti dell'Italia. Però da quando sono venuto a Catania non ho più andato di un altro posto, perché ho visto dal Catania il popolo proprio, non parlo io per esempio dei politici, parlo del popolo catanese, che è un popolo molto, molto,
molto sociale, molto accogliente e molto che non hanno veramente problemi con gli immigrati. Solo che ci sono alcune persone, come dappertutto, che qualche volta pensano male dell'estraniero, cui si comportano male, però a parte questi piccoli soggetti, Catania veramente per me è una città esempio sull'Italia veramente. Ma non è tutto rose e fiori per le comunità di immigrati. Le burocrazie infatti rappresentano un grande ostacolo. Con la speranza di trovare delle condizioni migliori, molti di loro si ritrovano incastrati nelle complicate istituzioni italiane. Boh, la burocrazia però invece è troppo lento, troppo lento, perché per esempio per creare un'impresa in Sicilia ci vuole molto tempo. Ora anche da noi in Africa, in Senegal per esempio, entro 72 ore puoi creare un'impresa con tutte le carte fatte, dall'iscrizione camerale alla partita IVA dell'inizio attività. Invece è il contrario a Catania, perché noi come Senegal abbiamo il sistema francese. Questo veramente sarebbe una cosa da migliorare, da sistemare, perché contribuisce anche al fallimento delle nuove imprese. Denise è del Burkina Faso, ha 31 anni e parla benissimo italiano. È colta ed anche la sua è una storia che vale la pena ascoltare. Anche lei purtroppo ha dovuto fare i conti con una burocrazia lenta e spesso incomprensibile. Sono Wendenda Marie Denise Zaxongo e vivo a Catania da 3 anni. Dal 2007 ho frequentato un corso di mediatrice culturale e già dopo 6 mesi ho cominciato a lavorare con la commissione territoriale per i rifugiati. A Catania mi sto trovando benissimo perché l'università, cioè, è un campo veramente multietnico e multiculturale. Quando mi sono trasferita qua, cioè, credevo che la vita sarebbe stata meno complicata, cioè dopo la laurea ovviamente uno pensa a far parte subito del mondo lavorativo, invece non è il caso. Sono arrivata e come quei 5 anni che ho già studiato sono cancellati. L'italiano ha un cuore grande, si vede anche a Catania, tanti senegalesi, tanti, cioè, del Burkina, anche stranieri sono ben integrati, lavorano, hanno negozi. Sono le istituzioni che non agevolano questa integrazione vera e propria. L'immigrato è sempre visto, e io penso che è così, non c'è da dire che è sempre visto. Tu parti da una realtà diversa. Io ad esempio prima di partire avevo un'ammirazione grandissima dell'Italia e degli italiani. Una volta qui, questa ammirazione esiste, però a livello istituzionale sono un po' scoraggiata perché aspettavo, cioè, diversamente. Quindi alla fine non sei più cittadino né di là, cioè né del tuo paese di origine, né di qua, perché qua subito dei diritti e doveri si vede già che l'immigrato è sempre uno strumento. La situazione della donna immigrata qui in Italia è più complicata di quello del ragazzo, di un uomo, voglio dire, immigrato. Una volta qua si mettono subito o con la bancarella a lavorare, perché sanno che una volta arrivi qui ti apri gli occhi e vedi che il tuo destino è o andare a fare le pulizie o metterti a fare il commercio. Catania multietnica, Catania multiculturale, ma anche poco attrezzata e poco coordinata, con servizi affidati spesso alla buona volontà di volontari e patronato. C'è ancora molto lavoro da fare e su questo fronte sono loro, gli immigrati, che ci osservano aspettando che qualcosa cambi.